Ma salve. Sì, salve. Allora, siamo di fronte a un nuovo plugin. Questo qui, diciamo, vabbè, lo lasciamo aperto così, tutto qua. Ok. Siamo di fronte a questo nuovo plugin. Sì, ciao, come state? Tutto bello, è passato tanto tempo. Che si chiama Beat Invader. Beat Invader, come vedete qua, ho chiamato le tracce con il nome di Beat 0, Beat 1, Beat 2, Beat 3 e poi questo 0111 che è 7, il numero 7 in binario, che è il numero per eccellenza. Ho chiamato il master 0111 e poi 0123 come i vari beat. Cos'è Beat Invader? Beat Invader è un semplicissimo sintetizzatore a waveform, cioè a forma d'onda. Che significa forma d'onda? Che questa che noi vediamo qua e che in realtà disegniamo è la forma d'onda che verrà suonata. Come viene suonata? Viene presa e ripetuta tante volte. Quante volte la ripetiamo? Ripetiamo tutta quest'onda tante volte al secondo quanto dice la nostra frequenza che stiamo suonando. Quindi, se noi stiamo suonando a 500 Hz, la ripetiamo 500 volte al secondo. E da qui viene l'altezza della nota. Ora, questa forma d'onda sarà fatta in modo particolare, in modo da avere un certo suono. E non è tanto difficile riuscire a creare un suono particolare, così come questo strumento viene spesso utilizzato per utilizzare delle onde che assomigliano graficamente a qualcosa di particolare. Allora, vediamo subito come funziona. Questo è ad esempio il primo beat che ci ho messo un sacco di delay. Se noi togliamo il delay. Bene, sentiamo questo piccolo pluck. Si chiama pluck. È dovuto a questo cutoff che scende subito. Se io tolgo questo. Semplicemente qua il filtro agisce, ma anche l'inviluppo sul filtro, e come vedete non ha alcun attacco, quindi comincia subito, mentre ha un decadimento che lo porta a sostegno 0 e quindi abbassa completamente la sua frequenza da 1400 Hz, ah scusate, 14.000 Hz a 1 Hz, cioè non si sente più. Sì, io questo lo aumento un po'. Insomma, ci siamo divertiti abbastanza. Comunque, lasciando stare questa parte, vediamo qual è invece la parte più relativa al Beat Invader in sé. Forse ci conviene aprirne uno da zero. Vabbè, prima vi faccio vedere un attimo. Questo è un esempio di suono abbastanza acuto con tanti armonici, poi vedremo esattamente perché. Questo è un suono un pochettino più strano, arzigogolato, ma la cui forma base è quella di un'onda quadra. E anche qui ho utilizzato un inviluppo al cutoff per fare questo effetto strano. Poi abbiamo questo che assomiglia a una sinusoide, ma vagamente. E sempre con il cutoff io ho fatto questo attacco lento, che in realtà verrebbe suonato più basso. Esatto.
invece con questo terzo bit è sostanzialmente un'onda a dente di sega, solo un pochettino più ondulata, per ridurre le frequenze troppo acute, questo lo vedremo. Qui mi pare che il cutoff non l'ho proprio usato, no, ci ho messo un filtro passabanda, senza filtro viene così. Quindi qui il filtro non sta facendo quasi nulla, appunto perché ho agito sulla forma d'onda, vedremo esattamente come. Esattamente. In realtà diciamo che è difficile vederlo esattamente. Comunque, prendiamo un Bit Invader, sempre dalla nostra tabella degli strumenti plugin, e quando lo apriamo scopriamo questa semplicissima sinusoide. A parte avere un volume molto alto, per cui ci conviene abbassarlo. Notiamo che non è un suono molto puro, contiene queste frequenzine in più, queste frequenze più alte. Perché le contiene? Perché in realtà la forma d'onda è discretizzata, non abbiamo un'onda sinusoidale semplice, ma abbiamo tanti bit e quindi abbiamo un'onda sinusoidale discretizzata con un livello di quantizzazione, comunque con una qualità molto bassa. Per cui si sentono delle frequenze più acute. Questo, diciamo, è difficile da spiegare, specie se non si hanno alcune nozioni di acustica, però studiando un po' di acustica uno capisce benissimo perché questi movimenti più veloci all'interno dell'onda generano delle frequenze più acute. Ma andiamo a vedere come si opera all'interno di questo. Per disegnare basta tenere premuto il proprio mouse e disegnare. In linea di massima, un'oscillazione meno ampia, quindi l'altezza qui sta per ampiezza, non chiamiamola altezza, chiamiamola asse Y, sta per ampiezza, un'oscillazione meno ampia che genererà un suono appunto meno ampio. Mentre un'oscillazione più ampia. Ok. Tranne nel caso in cui non abbiamo attivato questo pulsantino normalize che porterà la nostra ampiezza al valore, diciamo, massimo. Anche se noi abbiamo un movimento più lievissimo. Posto che però ci conviene farlo oscillare un po' sopra e un po' sotto la linea centrale. Lo zero. Togliamo il normalize. Qui l'ampiezza è molto bassa perché l'oscillazione si sposta pochissimo dallo zero. Per ridurre un po' di questi rumorini troppo acuti, possiamo utilizzare questo pulsantino S che si chiama Smooth. Qua c'è scritto cliccando qui la forma d'onda viene ammorbidita. Ammorbidita significa anche che molte delle frequenze acute vengono tagliate. Non spariscono completamente, vengono tagliate. Riprendiamo una forma d'onda magari più arzigogolata, come vedete qua abbiamo un movimento dritto, qua una punta, qua un'altra punta, appena noi facciamo smooth tutte queste cose vengono, il movimento dritto viene lasciato, però le punte vengono ammorbidite. Se noi aggiungiamo le punte a caso, queste generano delle frequenze molto acute, e molto rumorose, appena ne premiamo smooth, queste tenderanno a mescolarsi con il resto del suono, dandoci un suono appunto più morbido. Gli altri pulsanti qua accanto ci permettono di decidere la forma d'onda di partenza, quindi in questo caso una sinusoide, un'onda triangolare, un'onda a dente di sega. Se lasciate il mouse vi dice anche che tipo di onda è, cliccando qui si ottiene un'onda a dente di sega. Proviamo a utilizzare lo smooth in questa onda a dente di sega, come vedete sta cercando di ridurre questo picco che c'è ai lati, causando un brusco abbassamento delle frequenze più acute. Onda quadra, anche qui il picco enorme viene ammorbidito, e un rumore che vedremo meglio tra poco. Morbidendo il rumore otteniamo sostanzialmente un'onda di parziali randomiche. Le ultime cose che mancano sono l'interpolazione. L'interpolazione elimina tutti questi picchettini che ci sono, tutti questi saltini che ci sono, la discretizzazione, per ottenere un suono meno sporco di frequenze acute
rumorose. Se utilizzo ad esempio l'onda sinusoidale, questa era quando era discretizzata, non interpolata. Questa è quando è interpolata. Sembra quasi, anzi diciamo che non troveremo nessuna differenza con un'onda sinusoidale normale. Ok, questo pulsantino a punto interrogativo, se ci fate doppio clic, vi permetterà di selezionare una qualsiasi forma d'onda all'interno della cartella Waveforms, della cartella oltre Waveforms c'era Shapes e mi pare basta, sì, Shapes e Waveforms. Vi conviene Waveforms in questo caso, Shapes è più utilizzato per gli LFO, quindi per come devono essere utilizzati i controlli automatici. Interpoliamo. Chiaramente l'onda precaricata viene subito discretizzata e quindi otterrà queste frequenze acute che in realtà non sono nel punto FLAC che andate a caricare. L'ultima cosa che c'è anche da vedere è questo length, che dall'inglese significa lunghezza, e permette appunto di modificare la lunghezza della nostra onda. Per esempio, un'onda molto piccola ha meno campioni. Ecco, come vedete, questa è un'onda sinusoidale, ma ha 10 campioni. Il risultato netto è che ci saranno molti rumori di frequenze acute, tanto da non poter quasi più riconoscere l'onda sinusoidale in sé. Addirittura possiamo utilizzare 4 campioni, rimettere l'onda sinusoidale, non c'è alcuna differenza con l'onda triangolare. È inutile fare smooth. Come vedete, è del tutto inutile fare smooth. Al contrario, se noi utilizziamo tantissimi campioni, possiamo ottenere un'onda che è ancora discretizzata, però ha più campioni, per cui diciamo che si sentono di meno i rumori. Quasi come se l'avessimo interpolata. In realtà si sente un rumorino molto 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 acuto, che forse nella registrazione non verrà preso, in quanto la registrazione è compressa e quella fascia di frequenza generalmente viene eliminata. Comunque ha una differenza con l'onda sinusoidale interpolata. Ok, adesso andiamo a vedere un pochettino come noi possiamo utilizzare tutto questo. Utilizziamo una lunghezza di campioni 128 come quella base. Siamo in un'onda sinusoidale. Voglio avere delle frequenze un pochettino più acute. E allora aggiungo queste frequenze acute e sento il risultato. Troppo rumore. Allora utilizzo smooth. Ok, il rumore è rimasto, ma adesso fa parte del suono, può essere inteso come parte del suono. Devo ancora diminuire il volume. Insomma, oppure per esempio possiamo partire da un'onda dente di sega e diminuire la lunghezza per ottenere sempre un'onda dente di sega ma più lieve. Oppure partiamo da un'onda dente di sega con un numero di campioni minore per allungare il numero di campioni e ottenere questa forma così, che possiamo poi smoothare, quindi ammorbidire. Molto di questo rumore sopra si può togliere sia con l'interpolazione sia con dei filtri passabasso. Oppure potreste voler sentire soltanto il rumore e utilizzare un filtro passaalto. Per esempio prendiamo un'onda che ha tanto tanto rumore, per esempio questa qui, abbassiamo la frequenza del passaalto. Questa giusto giusto non ha un rumore granché interessante. Riproviamo. Aggiungiamo
aggiungiamo del riverbero così perché ci sta sempre. Questo qua. Anzi, no, ci voglio mettere il riverbero a piatto. Ops. Reverb. Ecco. Ottenere dei suoni che hanno una certa caratteristica in comune, sono molto simili tra di loro. Ecco, qui forse non si sente benissimo, ma c'è un piccolo click. Bene, per togliere questo click mi sembra che basti fare un pochettino di smooth. C'è sempre. In realtà basta semplicemente utilizzare qua un attacco. Magari al volume. Però perdiamo tutto il kick iniziale. Allora cosa facciamo? Facciamo che automaticamente allineiamo la fine. Scusate, manualmente allineiamo inizio e fine, perché siamo in interpolazione, quindi automaticamente si allinea anche la fine, allo zero. E questo dovrebbe... Esatto, con un attacco nullo, possiamo anche togliere completamente l'inviluppo al volume, e anche con il cutoff non abbiamo nessun click. Togliamo l'interpolazione, vediamo cosa succede. Adesso il click ci dovrebbe essere, forse. No, non c'è, però ci sono le frequenze acute particolari. Insomma, non c'è una scienza vera e propria ovvero se c'è è molto complicata, perché modificare un suono attraverso il waveform non permette di sentire, di capire benissimo e di prevedere quale sarà il risultato, perché dipende in modo molto preciso da cosa noi andiamo a modificare. Se modifichiamo questo punto anziché questo punto, otteniamo delle frequenze molto diverse. Quindi, insomma, quanto è utile questo strumento? È utile nel caso in cui volete fare dei suoni tipo quelli che ho fatto io in questa musichetta, per esempio questo beat qua. Si può fare anche con altri strumenti. Ok, con il delay. Siccome il suono iniziale è abbastanza sporco, abbastanza suona tanto di beat, di quantizzazione debole, di videogioco, suona molto, ecco, viene meglio con questo tipo di lavoro. Qua la lunghezza mi pare che era quella standard a 128, però utilizzando frequenze più basse, 64, 32, ottenete dei suoni che ricordano molto quelli di alcuni chip di videogiochi. È un sintetizzatore generico di musica e videogiochi. Nel prossimo tutorial vedremo invece un sintetizzatore basato su quello presente all'interno di una console di videogiochi come il Game Boy della Nintendo, che è appunto il Free Boy. E vedremo come anche qui c'è un tipo di sintesi simile, sebbene ci sono anche alcune particolarità che erano state messe nel chip del Game Boy e che quindi sono state emulate all'interno di questo plugin, che io stesso utilizzo per alcuni progetti, per cui insomma saranno tante cose che posso fare sentire. Bene, nel corso di questo tutorial non abbiamo inventato nessuna melodia, quindi non penso di mettere melodia alla fine come invece ho fatto nello scorso, però insomma questo era giusto un modo per mostrarvi questo strumento abbastanza particolare, perché appunto ha semplicemente questa waveform disegnabile. E
su cui sostanzialmente ti potete divertire. Ok, non ho ricevuto commenti nello scorso tutorial riguardo alla lunghezza del video e cose varie, per cui per il momento sto mantenendo per com'è, anzi forse dovrei chiudere adesso per ottenere la stessa lunghezza. Posto che come notate non mi interessa moltissimo quanto è lungo il video, ogni tanto faccio i 7 minuti, ogni tanto i 20 minuti. Per i plugin un pochettino di tempo preferisco spendercelo perché voglio anche, come dire, raccontare un po' il modo con cui si possono utilizzare, raccontare, diciamo. Io non utilizzo moltissimi questi strumenti, in realtà utilizzo per lo più triplo oscillatore, per lo più Zin, ultimamente molto FreeBoy, prima utilizzavo anche molto LB302, mentre gli altri semplicemente li uso raramente, li ho visti come funzionano, li scoprirò ancora meglio facendo questi video e soprattutto li scoprirete voi con me e magari riuscirete a utilizzarli in modo molto più utile e riuscirete a trovargli un lavoro. Che manca di questi tempi, per cui vabbè. Comunque, per rinominare le cose in caso vi fosse dimenticati, basta utilizzare il tastino destro e rinominare quello che volete. Ad esempio, qua ci metto beat 4, ok. Mentre nel mixer conviene fare doppio clic e scrivere quello che volete. E per mettere i suoni nel mixer, vi basta utilizzare questo modificare questo FX. Scorrendo con la rotella, tenendo premuto e scorrendo con il mouse, consiglio la rotella, oppure facendo doppio clic si può fare? Non si può fare doppio clic, pensavo si potesse fare anche doppio clic, però insomma. Insomma, potete fare un po' di cose. Diamo giusto un occhio se c'è qualcosa che ho salvato di interessante. Sì, questo lì. Tra i preset che hanno messo gli sviluppatori troverete alcune cose interessanti. Qua c'è questo plug. Vi ricorda qualcosa questo plug? Invece no, non ho utilizzato questo plug. È un altro. Sembra lo stesso. Ah, una cosa che non vi sono, che mi sono dimenticato di dirvi è che come in tutti gli altri luoghi disegnabili di LMS, se premete un punto e poi tenete premuto Shift e premete un altro punto, otterrete questa scaletta così. Sembra che non si modifichi questo suono se facciamo queste cose. Invece adesso stravolgiamo. Stravolgiamo. Insomma. Bene. Direi che è tutto ed è anche abbastanza e forse anche troppo. Arrivederci.